La Notte Europea di Ricercatori è un'occasione unica per entrare negli enti di ricerca e istituti per toccare con mano gli ultimi ritrovati dell'ingegneria spaziale con cui osserviamo e studiamo l'universo nel tentativo di risolvere tutti quei misteri che ancora lo avvolgono. L'11ª edizione è dedicata al Made in Science, alla scienza concepita come filiera di conoscenza mossa dalla creatività e dal senso di responsabilità. Oltre 300 città coinvolte in tutta Europa, 52 in Italia, tavole rotonde, percorsi dedicati a varie discipline, occhi e telescopi puntati verso il cielo. A Roma gli appuntamenti principali sono due, il primo a Frascati nella sede dell'ESA e il secondo nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Tor Vergata. La Notte Europea dei Ricercatori è organizzata da Frascati Scienza. Appassionati di tutte le età hanno invaso pacificamente i corridoi e le sale della sede dell'ASI. Un programma ricco e articolato si inizia nell'auditorium dove dalle 11 alle 13 si poteva seguire la diretta streaming dell'Agenzia Spaziale Europea che riprendeva l'atterraggio di Rosetta sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, mentre nel pomeriggio Luca Parmitano ha risposto a tutte le domande dei ragazzi. Si continua nelle sale adiacenti dove si potrà toccare con mano una riproduzione in scala del più grande spettrometro elettromagnetico nello spazio o del satellite Planck che con i suoi strumenti riesce a misurare le radiazioni di fondo cosmico a microonde. E ancora laboratori dove si possono costruire dei razzi artigianali da far partire nel piazzale dell'Agenzia Spaziale dove è stato montato un gonfiabile che riproduce la volta celeste. Un'occasione irrinunciabile per conoscere da vicino il lavoro straordinario di uomini e donne impegnati quotidianamente nello studio dello spazio e dei suoi misteri, nella speranza che a questi si affianchi un giorno uno dei tanti ragazzi accorsi all'ASI stasera.